Un incontro per conservare la memoria ed evitare che si ripeta quanto accaduto a Bruxelles il 29 maggio 1985, poco prima della finale di Coppa Campioni Juventus-Liverpool. L'ho organizzato la Consulta Giovani con l'Associazione Familiari delle Vittime a 30 anni dalla tragedia dell'Eisel, in cui persero la vita 39 persone e rimasero feriti in 600. In sala Viglione anche giornalisti e testimoni diretti di quella drammatica sera. Voglio ringraziare il Consiglio regionale Piemonte per l'ospitalità e la disponibilità, per aver deciso di appoggiare e promuovere questa iniziativa insieme all'Associazione Familiari delle Vittime dell'Eisel, un'iniziativa dal titolo Il valore della memoria e il dovere della verità. Noi come associazione abbiamo proprio come obiettivo questo, quello di allenare la memoria dell'Eisel e farlo soprattutto non prescindendo dalle verità storico e processuali, perché senza verità non ci può essere una memoria con la M maiuscola.